Buongiorno, oggi è domenica 28. Oh, vediamo se riesco ad essere più attiva ora con i video. Giurin giurello, ve lo prometto. Allora, c'è stato praticamente tutto il mese di caldo e belle giornate, preciso oggi che non avevamo impegni e volevamo uscire. È tutto è nuvoloso e stamattina piovizzicava. Pensate che ieri avevo messo addirittura lo stendino fuori, che ieri sera ho messo su una lavatrice e stamattina quando mi sono svegliata ho dovuto ritirare dentro lo stendino. Per fortuna ho fatto in tempo, ma sembra che ora stia uscendo un po' di sole. Ci siamo svegliati abbastanza presto, insomma, no, oddio, erano circa le 8:30. Abbiamo fatto colazione, mi sono messa a sistemare un paio di bollette e ora faccio un po' di pulizie generali. A dir la verità, volevo mettere la trapunta e cambiare le lenzuola, ma ho visto il tempo e ho detto no, vabbè, semmai li cambio settimana prossima, che col fatto che c'è il 1° maggio di festa, io sì, lunedì lavoro, non faccio il ponte, però invece di stare a casa il lunedì, il 1° maggio, martedì sto a casa il mercoledì. Samu va a scuola, Ricky va a scuola, quindi sono solo a casa e quindi pensavo di cambiarle mercoledì le lenzuola con la trapunta, sperando che da qui a marzo, da qui a mercoledì il tempo si rimetta, perché poi dovevo lavare anche il piumone, insomma dovevo lavare tutto e mettere la trapuntina. Notare i miei capelli stamattina, e ieri non ho avuto tempo di lavarmi i capelli, o meglio, in pausa pranzo dal lavoro ero talmente stanca che stamattina avevo lavorato un botto, che mi sono messa a mangiare, ho sistemato un po' casa e mi sono buttata sul divano, e la sera mi sono messa a fare un po' di lavatrici, ho sistemato il disastro degli ometti che mi avevano messo in mezzo durante l'arco della giornata, e quindi alla fine ieri poi ho fatto solo la lavatrice e quindi niente. Poi mi sono messa a guardare Amici, quindi insomma sabato tranquillo in casa. E niente, ora do una ricettata alla casa e vediamo se esce un po' di sole, anche se alla fine ho fatto 2 gocce. Volevo portare Samuele al parco. Ok, faccende fatte, sono tipo in tenuta molto scialla, jeans, maglietta, tenuta da parco, e è uscito un po' di sole, ho finito le faccende, sono circa le 11:15 e quindi lo porto un po' al parco, così lo faccio contento. Vieni che si prende la bici, vieni. Ciao. Prendi il sole? Ciao. Aia! Samu. Sei un bomber!
9 e mezza abbiamo cenato, siamo qui in cameretta a giocare un pochino. Tra un po' io faccio la doccia. Alla fine oggi siamo usciti, siamo usciti, siamo con una mia amica che non vedevo da tantissimo tempo. Quindi praticamente non ho ripreso niente. Ci siamo andate a prendere un gelato, abbiamo fatto un giro in centro e poi un pochino al parco. Avevamo talmente tante cose da dirci, che ovviamente non ho acceso la telecamera, insomma, cose personali perché sono troppo personali. Però è stata veramente una bella giornata. Poi prima eravamo da mamma a pranzo e niente. Prima di uscire siamo stati dalla mia mammina a pranzo, che è domenica, insomma, come nostro solito. Qui c'è un po' di disagio generale e stasera, dopo tanto, volevo provare a far ridormire Samuele nella sua cameretta. Solo che non lo so, ha un po' paura di dormire qui. E niente, amore, andiamo a fare la doccia, non siamo maletate? Poi si gioca insieme tanto tempo? Rompi il Rompi il telefono, è meglio di no, posiamolo allora. No, tirati su in telefono. piedi. Chi è che ha fatto la doccetta? Fatti vedere con l'accappatoio. Mannaggia. Docciati, impigiamati. Mi sono anche struccata, mi sono messa anche una bella cremina che ha un profumo buonissimo, andrei per Rocher. Ora ci siamo spapalanzati sul divano, il mio stendino è dentro perché è cambiato il tempo, purtroppo. Ora ci stiamo guardando, stiamo finendo di guardare un film di cui Samu ne è in fissa ultimamente, che si chiama Gol. È praticamente questo cartone dove il biliardino prende vita. Boh, comunque bellino. E quindi ora è tipo una settimana che lo guardiamo tutti i giorni, a tutte le ore del giorno. Quindi niente, ormai finiamo di vedere questo film e poi ce ne andiamo a letto. Dai la buonanotte alle tate. Ciao. Buonanotte. Ciao.